Benvenuti al gufo. L'impasto della nostra pizza è fatta solo con farina 1 e farina integrale. Non usiamo 00. Tutti i prodotti della base margherita sono prodotti 100% italiani, a cominciare dalla farina, pomodoro, la mozzarella solo con latte italiano, olio extravergine e usiamo il 50% in meno di sale perché usiamo il presal che mantiene lo iodio anche in cottura. Si parte da una base margherita e si possono aggiungere tutti gli ingredienti che si vuole, fino ad arrivare a oltre 18 milioni di tipi di pizza. We don't like copies. We have the original pizza. Buongiorno a tutti e bentornati per un nuovo appuntamento con Street Voice. La nostra puntata in questa fantastica giornata di sole sarà dedicata a tutti i turisti del piccolo Tibet che in questo momento si stanno abbronzando. State con noi. Da dove arriva? I'm not talking. Where are you from? Latvia. Latvia. So Livigno is not just ski time, but also some buffing. Yes, of course. Very nice place for catching tan, as you can see, or being together with people and make a very good socialization. Just only take a rest. Are you getting tanned? Yes, absolutely, because it's one of sign of healthiness for me. You don't ski, don't you? I'm skiing and lot of skiing, but but in the same time I'm catching a rest and I'm sitting, and because now I'm on duty for grandchild. Granddaughter is skiing. So you're babysitting? Yes, I'm babysitter right now, and my son is skiing and daughter-in-law is skiing, and I was skiing in the morning time. Do you like Livigno? Yes, it's very good. Sometimes too busy and too crowded, but in the same time, lot of slopes and lot of space for skiing, and you can take a place for yourself, and it's enough space. Sure. How come do you choose this period of the year? I mean, the season is about to be over, and the snow is not anymore so, you know, strong and hard as it was at the beginning, no? But is it a good, why did you choose this, you know, period of the year? Usually, because in my country I have no normal place for skiing, just only small hills, and usually I'm skiing twice. One time I had taken in December or the beginning of season or directly for New Year night, and other time I had chosen always February or March, end of February and beginning of March, because it's question of sun, and here you can take in that time very nice tan, and it's a long lasting tan for all year. it's a holiday between sea and mountains, let's say so. Yes, yes. Buongiorno, da dove arrivate? Si fa intervistare. Parlo con lei, da dove arrivate? Da Lecco. Da Lecco, Livigno non è solo sci ma anche tintarella. Assolutamente sì, anche vacanza sulla neve con i bambini. Come si sta? Benissimo. Benissimo. Non è un po' tardi per venire a fare la settimana bianca a marzo? Ma no, c'è sempre sole, la neve è sempre splendida, per cui è ancora il tempo ottimale per fare una vacanza sulla neve. English? Holland. Holland, where are you guys from exactly? The middle of Holland. First time in Livigno? Oh no, I think 12, maybe 15 times. Always Livigno? Always Livigno. Why? To some buffing or for skiing? Why? Oh, and you? No, I'm not from Livigno, so I can't be a good reason, sorry. No, it's a very nice place. Good for skiing, good hotel, Hotel Flora, wonderful. Also, it's good to sunbathing. Do you want to get tanned? You say what? It's good for sunbathing as well. Many people today are just taking, you know, sun. Yeah, I have, and many times sun, maybe tomorrow a little bit. Very good here. Absolutely. Buongiorno. Buongiorno. Da dove arrivate? Da Grotta Ferrata, Roma.
a Roma. Quindi Livigno, che è un po' allido di Ostia quest'oggi. Ah, stupendo, meraviglioso. Sì, sì. Non solo sci, ma anche una buona vacanza per abbronzare. Assolutamente sì, anche perché io non scio, quindi è un posto meraviglioso, sia il paese per i negozi che proprio anche per stare a prendere il sole. Lei la mattina, per esempio, si dedica alla tintarella? Questa è la mia mattinata tipo. È tutto qui. Crema abbronzante? Nivea e vai. A Nivea, non protettiva? No, no, assolutamente. Tuo marito sta facendo il selfie? Sì. Le piace il video? È bellissimo, è il primo anno che veniamo, è meraviglioso. Come mai hai scelto la montagna anche se non scia? È per i bambini. Loro piace sciare, a parte lui che piace dormire, però sì, 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 è meraviglioso. Gli altri sciano con i maestri, fanno il corso sci? L'altro bimbo, sì, sta sciando. Il marito prende il sole con lei? Sì, esatto, sì. Tornerete a Roma che vi prenderanno per degli africani? Speriamo, lo spero. Grazie tante, buongiorno. Buongiorno, da dove arrivate? Milano. Milano, Livigno non è solo sci, ma anche tintarella. Speriamo. Sei venuto qui per abbronzarti? Sono venuto qua per sciare in teoria, però anche abbronzarmi. Approfitti della giornata di sole? Giornata di sole, shopping, un po' di tutto. Come si sta sdraiata al sole, signora? Bene. Prima volta da queste parti? No, io è già la seconda volta che vengo. Trova bene? Benissimo, benissimo. Una buona ragione per scegliere Livigno potrebbe essere anche il fatto che c'è spesso il sole? Certo, sole, si mangia bene, bella gente, si sta benissimo. Qualcosa che non le piace? Per il momento niente. Buongiorno, Livigno non è soltanto sci ma anche abbronzatura. Sci da sdraia. Sci da sdraia, da dove arriva signora? Roma. Roma, come si sta al sole? Si sta benissimo, a Livigno si sta bene con qualunque tempo. Addirittura, perché? Mi dia una buona ragione. Perché è un posto meraviglioso, assolutamente diverso dalla mia città, e ci vengo da tanti anni sia d'estate che d'inverno ed è assolutamente un paradiso. Certo, abituata a Roma è un modo per staccare. Sì, sicuramente. Come passa le sue giornate a Livigno, a parte la tintarella? Dipende, d'inverno la mia famiglia scia, gli amici sciano, per cui ci alterniamo. Lei si legge un buon libro, vedo. Io leggo un buon libro, sì. Buono, sì, leggo. Non è convinta, che cosa sta leggendo? No, no, Jane Austen è bellissimo, però... Quindi anche letture classiche, impegnate, Orgoglio e pregiudizio. Ragione e sentimento. Ragione e sentimento, va bene, la lascio immersa nella sua lettura, buongiorno. Grazie tante, buongiorno a voi. Buongiorno, quest'oggi stiamo parlando di coloro che vengono a Livigno per fare la tintarella. Lei è inevitabilmente una di queste. No, ho appena smesso. Appena smesso di sciare, quindi un break al sole. Brava. Come si sta? Molto bene. Prima volta da queste parti, signora? Livigno, sì. Da dove arriva? Da Roma. Da Roma, quindi quest'oggi è una specie di Fregene. Sì, brava. Ma meglio Fregene o Livigno? Livigno. Ciao, da dove arrivi? Da Roma. Da Roma, tanti romani. Tanti. Prima volta da queste parti? No, no, la seconda volta, a distanza di tempo però la seconda volta. Non solo sci ma anche tintarella. Tutta, soprattutto, sperando sempre nel tempo. Com'è il tempo a Livigno? Oggi è quello che si spera per tutta la settimana. Abbiamo preso pioggia ieri, misto, dai. Speriamo bene, speriamo bene. È la prima volta da queste parti? No, 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 la seconda, la seconda. La seconda. Come mai è tornata? Siamo tornati perché è quello che offre, è il posto che offre di più per la famiglia, per chi scia, insomma, per passare la giornata al meglio per tutti. Lei signora non scia? Io sì, solo che sto aspettando il cambio del papà. Quindi nel frattempo si abbronza. Sì, esatto. Beh, non mica male, un lettino solare sotto il cielo. Sì, sì, altro che, altro che. Va bene, grazie tanto. Grazie a voi. Buongiorno. Livigno non è solo sci ma anche sole. Sì, tanto oggi. Un po' come essere al mare, da dove arrivate? Da Terni. Da Terni, prima volta da queste parti? Prima volta a Livigno, sì. Come si trova, signora? Molto bene, veramente molto carina Livigno. Lei non scia oppure sta facendo un break dalla sua... Ho sciato. Adesso un po' al sole, come si sta? Sì, si sta benissimo. È contenta della sua vacanza? Assolutamente sì. Qualcosa che non le piace? C'è poca neve, avrei preferito un pochino più neve. La stagione è un po' inoltrata, diciamo così, come mai sceglie fine marzo? Perché avendo lavorato fino adesso tutto l'inverno non c'è stato possibile partire prima.
Ma meglio poca neve e tanto sole o tanta neve e poco sole? Tutte e due. La volta è piena, la voglio ubriaca. Grazie, buongiorno. A te, ciao. Ma ora facciamo una piccolissima pausa. Nel frattempo che abbiamo anche location, voi continuate a star con noi. Benvenuti al Gufo. L'impasto della nostra pizza è fatta solo con farina 1 e farina integrale. Non usiamo 00. Tutti i prodotti della base margherita sono prodotti 100% italiani, a cominciare dalla farina, pomodoro, la mozzarella solo con latte italiano, olio extravergine e usiamo il 50% in meno di sale perché usiamo il presal che mantiene lo iodio anche in cottura. Si parte da una base margherita e si possono aggiungere tutti gli ingredienti che si vuole, fino ad arrivare a oltre 18 milioni di tipi di pizza. Vi aspettiamo tutti i giorni in via della Gesa a Livigno, dalle 18 a l'una di notte. E dopo la scholastic centrale ora siamo arrivati sul terrazzo del meeting point della Mottolino, dove incontreremo tanti altri turisti intenti ad abbronzarsi. State con noi. Where are you from? Poland. Poland. Livigno is not just skiing but also sunbathing. Yes. How it is the situation? It's great. Today's weather is very, very... Hold on. Today's weather? I said that today's weather is very cool and we feel great here. Is there a good way to take a break from your skiing? Yeah. Yes, of course. It's good to choose Livigno even because of the sun? Yes, I think so, that not because only of the sun, also because of this scenery, yeah. Where are you guys from? We are from Norway. From Norway, a cool beer and a smoke under the sun. How it is? It's amazing. It's first time in Livigno? Yes, it is. What do you think about? Do you like it? Yes. It's not just good for skiing, apparently. No, it's everything. We have still to see the town, but it looks amazing. So we're looking forward to that as well. But do you ski, madam? Yes. So now you're taking a break? Yes, a long break. A long break, yeah, you deserve it, I believe. Yeah. Is it a good period of the year to come here and ski? It's not like by the end of March, the season is about to be done, no? It's still good to ski? Yeah, I think so. We are new beginners, so for us it's absolutely good. Is it important to ski under the sun? Yeah. Where are you guys from? From Germany. From Germany. Today we are talking about all the tourists that in Livigno choose to sunbathing instead of skiing. Yes. Do you ski as well? I ski as well, yes. But how it is to take the sun here? Yes, it's very nice here today. First time for you? No. It's the 20th time I'm here. Oh my God, do you choose always Livigno or sometimes you...? Yes, we always choose Livigno, but we also have been to other places. Whereabouts, for example? Yeah. Or Switzerland. Whereabouts, exactly? Where? Austria, where, yeah. Ah, okay, Kitzbühel and Obergurgl, Untergurgl. How is the weather in this Austrian location compared to Livigno? It's not so nice like here. And for you, does the weather represent a good reason to choose Livigno? Yes, of course. Buongiorno. Lei vuole parlare lei? Lei che sta dormendo, lei vuole parlare. Buongiorno. Buongiorno. Anna, buongiorno. Da dove arrivate? Da vicino a Milano. Vicino a Milano, prima volta a Livigno? No, già venuti. Noi vorremmo sapere come si sta quest'oggi al sole. Benissimo. Benissimo. Lei viene qua anche per fare la tinterella? Certo. Quanto è importante uscire col sole o comunque riposarsi al sole? Tantissimo. Soprattutto oggi non vado a lavorare, quindi... In vacanza, settimana bianca? No, domani torno a lavorare. Quindi è stata proprio fortunata a trovare queste temperature. Tutti questi bambini sono tutti soli. Esatto, se fa un po' di interviste a loro... Come si sta al sole? Bene, benissimo. Ma dove arriva? Palermo. Palermo, quindi lei viene dal mare? Sì. Le piace così tanto abbronzarsi che scende la montagna per la stessa ragione? Certo. Ma lei scia? No. Lei non scia, come mai a Livigno? Perché conosco tante persone, tanti amici.
dalla Sicilia è venuto qua ad abbronzarsi. Sì, sì, ricambiamo le vacanze. Come si sta al sole? Benissimo, fantastico. Livigno com'è? Ma il posto più bello del mondo. Dopo Palermo o prima di Palermo? Dopo. Buongiorno. Ciao, da dove arrivi? Sondrio. Sondrio, quindi qui in giornata? Sì. Per abbronzarti o per sciare? Abbronzarmi e sciare. Come si sta al sole? Bene, fa caldo però si sta bene. Tanto caldo? La neve com'era quest'oggi? La neve era bella, però adesso è un po' papposa. Inizia a non tenere più tanto bene. Eh no, perché con il caldo si scioglie allora. Ci più sciare in questo periodo oppure più gennaio, febbraio? Non ho preferenze, diciamo. Cioè, per esempio, preferisci sciare con tanta neve ma magari condizioni climatiche meno favorevoli oppure con sto sole pazzesco e la neve un pochino... Sole pazzesco e neve... Ci si accontenta? Sì, basta che si scia poi. Buongiorno. No, pietà, veramente. Come pietà? È bellissima, il sole abbronzata. Tante straniocche. No, io voglio soltanto sapere come si sta al sole a Livigno. Una meraviglia. Una meraviglia, da dove arriva signora? Da Alessandria. Da Alessandria, lei viene a Livigno ma non scia. No, io non scio perché ho un problema alla spalla, in realtà faccio fondo in maniera molto così. Fa fondo e tintarelle. Sì, assolutamente sì. Come si sta al sole? Una meraviglia, oggi è una giornata splendida, speriamo che duri almeno ancora 2 o 3 giorni. Ma... Quanto si tratterrà Livigno? Fino a sabato. Farà anche fondo durante queste giornate? Non posso perché ho paura di peggiorare la situazione con la spalla, quindi aspetto il mio... Quindi tornerà Alessandra che sarà una marocchina? Ma lo spero, insomma, per l'invidia di molti. Ti piace più prendere il sole in montagna o al mare? Guardi, io ero fanatica del mare, da qualche anno a questa parte mi sono ricreduta e quindi sono per la montagna, ma anche d'estate, veniamo molto spesso anche d'estate, quindi insomma, per me Livigno è un gran bel posto, merita sempre. Hello! Where are you guys from? We are from Czech Republic. Czech Republic. Here in Livigno, not just for skiing, but also to sunbathing. Really? Yeah. Well, I can see so. How it is? Yeah, it's perfect. It's amazing. First time for you here? Second time. Second time. Why do you choose Livigno? Even because of the sun? Yeah, it's full of sun, full of friendly people and amazing skiing. Do you usually come in this period of the year or it's... Yeah, normally in this month. But the snow is start to be a little bit melty, yeah, no? Yeah, a little bit, yes, but it's no problem. We enjoy. You enjoy your breaks as well? Yeah, also. Thank you very much. You're welcome, bye. Da dove arrivate? Milano. Milano, prima volta da queste parti? No, veniamo spesso. Solo per sciare o anche per abbronzarvi? Per tutto, per mangiare anche. Anche per mangiare, come sta Livigno? Benissimo. Come si scia in questo periodo dell'anno, quando la stagione ormai è inoltrata, no? Beh, qua comunque la neve dura fino a maggio, no? Si scia ancora bene. Preferisci scegliere questo periodo che magari non è più così freddo perché almeno hai benefici del bel tempo? Sicuramente, preferisco adesso. Le giornate sono più lunghe, c'è il sole, la neve... Ancora... Pausa pranzo lunga? Molto lunga. Da che ora è ferma, signora? No, da 10 minuti. Adesso un'oretta almeno, ce la godiamo. Mi piace tornare a Milano bella abbronzata. Sì, sì. Dove è stata? Santo Domingo? No. Buongiorno. Buongiorno, Livigno non è soltanto sci ma anche sole. Sì. Come si sta? Benissimo. Prima volta da queste parti oppure un'abituale? Da 20 anni che sono. 20 anni, sceglie sempre questo periodo della stagione? Ma di solito d'estate. Quindi non viene mai d'inverno? D'inverno 3-4 volte sono venuto. Per motivi di lavoro. Più bella l'inverno o l'estate? Ma tutte e due. Vedo che lei cerca di fare d'inverno quello che si può fare anche d'estate. Sì, sì, sì. Beh, come si scia? Molto bene. Molto la neve non è un po'... È un po' molla, sì, un pochettino, però dalla parte di là è meglio. Dall'altro versante? Dall'altro versante, sì. Scia meglio? Scia meglio, sì. Non è che sono tanto, noi siamo gente di mare, veniamo dalla Spezia, quindi... Si vede, infatti state ricreando il vostro habitat naturale a Livigno. Sì. Grazie tante, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Da dove arrivi? Di Mercate. Qui a Livigno? Di provincia di Milano, prima volta da questa parte? No, la casa. E la casa Livigno, come si sta? Quali sono esperti? Si sta da Dio, a parte che la neve si sta un po' sciogliendo, ma se si è bravi non è un problema. Tu immagino che sia un esperto? No, sì, beh, me la cavo. Non sono un esperto, ma me la cavo. Immagino che venga spesso, visto che è la casa, giusto? No, sì, quando riesco. Tuo periodo preferito in cui veni da Livigno?
gennaio, febbraio, quel periodo. Quindi no, no, era che la stagione è già inoltrata. Esatto. E se ci fosse più neve, sì, sarebbe anche questo. Qualsiasi periodo in cui c'è neve bella, va bene. Te la godi al sole ora. Sì, sì. Anche per oggi da Street Voice è tutto. Come abbiamo sentito dai nostri intervistati, sono tanti coloro che amano prendere il sole in montagna. Io con questo vi do appuntamento alla prossima puntata. Benvenuti al Gufo. L'impasto della nostra pizza è fatta solo con farina 1 e farina integrale, non usiamo 00. Tutti i prodotti della base margherita sono prodotti 100% italiani, a cominciare dalla farina, pomodoro, la mozzarella solo con latte italiano, olio extravergine e usiamo il 50% in meno di sale perché usiamo il presal che mantiene lo iodio anche in cottura. Si parte da una base margherita e si possono aggiungere tutti gli ingredienti che si vuole, fino ad arrivare a oltre 18 milioni di tipi di pizza. Questa è la vera pizza, l'originale.